aereatore in acquario. Ciao a tutti, bentornati a questo nuovo video, bentornati sul canale. Mi raccomando, iscriviti per non perdere tutti i prossimi nuovi video, starter kit, sconti su consulenza e tantissime altre cose che facciamo per gli iscritti di questa community. Allora, oggi non vuole essere un esperimento, tranquilli tutti, vogliamo solo rispondere a una domanda. Abbiamo deciso di montare appunto questa pietra porosa dentro questo acquarietto solo per farvi vedere, chi di voi non lo sapesse, come funziona grosso modo un aereatore in un solvente, in questo caso nell'acquario. Come funziona un aereatore, ma soprattutto dirvi quando utilizzare un aereatore, perché la domanda più frequente è poi quella: serve l'aereatore? Devo mettere l'aereatore in acquario? Dipende, dipende moltissimo. Non è un no e non è un sì, va solamente a essere utile su alcuni sistemi acquatici. Questi sistemi acquatici, almeno io mi sento di consigliare vivamente l'aereatore, ad esempio con animali dove non abbiamo l'ausilio di piante a crescita veloce, per ovvi motivi, vuoi perché sono animali che magari tenderebbero a mangiare le piante, quindi non possiamo utilizzarle, vuoi perché la temperatura non ci consente di utilizzare chissà quale pianta a crescita veloce, e una serie di questi altri motivi. Mi viene un esempio a caso, l'esempio con i discus. Io promuovo, diciamo, l'idea di inserire un aereatore all'interno del nostro acquario, con, ad esempio, con gli oranda. Quando abbiamo un acquario di oranda, secondo me è scontato avere un aereatore, quindi vi consiglio vivamente di avere un aereatore quando andiamo a trattare il genere oranda. Chi di voi ha delle vasche molto molto grandi, ha dei pesci rossi, idem, stessa cosa, quindi aereatore sì. Tutti quei sistemi dove non abbiamo l'ausilio, purtroppo, della fitodepurazione delle piante, del rilascio di ossigeno da parte delle piante, eccetera eccetera, andiamo a utilizzare l'aereatore. E qui andiamo molto spesso in errore, pensando che l'aereatore, addirittura chiamandolo in un altro termine che ogni tanto mi è capitato di sentire dire ossigenatore, incappiamo in un errore. In un errore, perché non è un ossigenatore, è un aereatore. Poi i termini possiamo anche chiamarlo ossigenatore, però ci porta in inganno. Ci porta in inganno perché purtroppo si può pensare che vada a ossigenare l'acqua, nel senso che le bolle che emettiamo siano ossigeno e di conseguenza noi con l'ossigeno siamo a posto. In realtà non è proprio così. Il video di quest'oggi appunto vuole spiegare questo. Ciò che vedete, praticamente la colonna di bolle che vengono su sono aria, quindi aumentiamo lo scambio gassoso, la superficie dell'aria a contatto con l'acqua, perché molte bolle vuol dire avere più superficie di aria a contatto con l'acqua, quindi più scambio gassoso. Il principio è questo, ma non solo. Le bolle che vengono su fanno sì che l'acqua muova in questo modo. Avevo pensato a mettere un liquido dentro di contrasto, ma poi non ho dei liquidi di questo genere, solo per farvi vedere il moto, ma comunque facilmente intuibile. L'acqua in questo momento sta facendo questo percorso. Quindi, oltre il contatto che abbiamo delle bolle dell'aria con l'acqua, dove avviene appunto lo scambio gassoso, dove all'interno dell'aria c'è una piccola percentuale di ossigeno, ovvio, ma facilitiamo anche l'acqua in superficie, non è sempre la stessa. E quindi anche qui più scambio gassoso con la superficie, quindi con l'aria, perché l'acqua gira e non abbiamo sempre la stessa acqua a contatto con l'atmosfera. Un altro dei motivi per cui tende ad areare, a ossigenare maggiormente l'acqua, è la questione che andiamo a rompere la superficie, andiamo a smuovere molto. Il moto in questo modo dell'acqua va sicuramente a creare uno scambio gassoso anch'esso maggiore. Tutte queste bollicine che vedete qui aprirsi in superficie creano appunto questa condizione chimica, cioè di scambio gassoso. Poi, allora, dove non andare a utilizzare l'aereatore? Assolutamente negli acquari iperpiantumati. Poi, se volete avere il vostro impianto che in caso di emergenza, per un qualsiasi problema o motivo, possiamo andarlo ad accendere, tutto ciò che abbiamo montato va benissimo. L'importante è non utilizzarlo come tecnica base, perché purtroppo molto spesso mi è capitato di vedere degli acquari dove appunto magari una folta vegetazione, un acquario imprintato su piante a crescita veloce,
avere l'aereatore sempre acceso. In linea di massima, poi i dogmi, sapete, non sono il mio forte, non sono il forte di questo canale community, però mi sento, diciamo, un pochino di sconsigliare assolutamente nella fattispecie. Poi se mettiamo una pietra porosa piccolissima, se facciamo un rigagnolo di 8 bolle al minuto, per esempio, cosa impossibile da contare, ma ovvio che tutto si può fare, per carità. Però in linea di massima io mi sento di sconsigliare l'aereatore in tutti quei sistemi dove la tecnica, il funzionamento è delegato anche un po' alla flora. Di conseguenza, dove abbiamo piante, io vi sconsiglio vivamente di andare a mettere un aereatore. Questa sera non vorrei trattare è tutto imprintato sull'acquario di acqua dolce, perché nell'acquario marino è un pochino differente la situazione e dovrei parlare in maniera completamente diversa. Quindi oggi parliamo solo esclusivamente dell'acqua dolce. Quindi per l'acqua dolce io direi questo. Poi ci sono degli acquari, ad esempio, non solo di Oranda ma anche di altro genere, dove abbiamo delle piante, per dire, io vi ho fatto la distinzione fra crescita veloce e crescita lenta, anche se non nominata, però comunque sia ci sono degli acquari dove a volte possiamo tenere l'aereatore, non abbiamo dei discus, non abbiamo degli Oranda, ma abbiamo dei pesci che possono essere di origine asiatica o altri, dove abbiamo una scarsa vegetazione o comunque sì abbiamo una vegetazione di tipo epifita, ad esempio, non so, potrei dirvi Microsorum, Anubias e moltissime altre, dove ho visto dei lavori fatti, abbiamo fatto dei lavori di questo genere e tutto sommato ci poteva anche stare. Quindi prendere sempre tutto alla lettera e a scheda, come dico sempre, è la prima cosa che vi sconsiglio. Però cerchiamo, appunto, spero di accendervi le lampadine e farvi ragionare su questi meccanismi. L'aereatore, nella fattispecie, con le piante a crescita veloce, cioè su un acquario molto piantumato, non va bene assolutamente, perché va a gassificare molto e a creare troppo scambio gassoso, e in questo modo andiamo a perdere quel CO2, vuoi naturale, che si crea in un acquario tramite pesci, piante, ciclo dell'azoto, eccetera, eccetera, ma anche quello che possiamo immettere tramite bombola e kit di CO2. Questi sono, appunto, ciò che vi volevo dire. Niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, non smettiamo mai di fare video. Alcune settimane ne facciamo qualcuno in più, alcune settimane qualcuno in meno. Vedo che ci seguite in molte, stiamo crescendo come community, quindi grazie per tutte le iscrizioni. E se non sei ancora iscritto, iscriviti anche tu, e buon acquario a tutti. Ciao!